Allora, io ho due punti caratteristiche da mettere. Tu com'è che hai distribuito, per curiosità? Anche ne ho due. Allora. Io ho messo tiro distante, maxato. Sì, ma io non ho dovuto nemmeno metterlo perché mi si è maxato da solo in realtà, quindi Come hai boh. fatto a maxare da solo? Non te lo so dire, cioè io volevo aumentare a più di 10, no? Che dice il massimo, giusto? Sì. Che livello 10 più 600 bonus di portata all'arma, centimetri. Però io ce l'ho così da quando ho iniziato il gioco. Boh, a Quindi meno che non è così boh. anche per me. Non me lo ricordo. Poi spalle robuste l'ho messo a... sono arrivato al 7. Io ho aumentato livello 8 il vigore perché giocando a Incubo ho ritenuto più opportuno farlo. Ho detto aumentiamo la vita, non si sa mai. Robustezza livello 4, spirito livello 3, perizia livello 4 e ampiezza è revivalista. Non ancora metto nulla. Questa è la, vedi, questa è, ce l'ha data nel momento in cui abbiamo giocato Coop. Perlomeno a me, forse tu l'avevi già fatto, a me l'ha dato quando ho fatto Coop. Quando ho tentato di rianimarti la prima volta è comparso. Ok, no, io ce l'avevo già perché la coppa l'ho già fatta, L'avevi già abbiamo fatta, giocato. sì. Poi ho Vicino Perizia, al Recuperabilità e vigore. Sì, perizia serve. Spirito, livello 7, livello 7. Poi tra l'altro sto guardando che in realtà ho i pallini, anche i pallini gialli. Cosa starebbero a significare i pallini Pallini gialli? gialli? Allora, Quelli gialli sono quelli che tu effettivamente hai di base, personaggio. Ecco perché ti dicevo Ok, che allora, ok, di già base è maxato, maxato, è già capito? maxato, Perché sì. il cacciatore abbiamo la stessa classe, quindi credo che è proprio dall'inizio che è così. Sono statistiche di base, esatto. I pallini vuoti vuol dire che non sono stati messi, quelli bianchi vuol dire che sono quelli che sono stati Bianchi messi. sono, sì, sono quelli che tu hai aggiunto man mano. Poi qua Yaesha ha sbloccato anche la pelle lignea, mi sembrava quando ho parlato con un NPC. Non so se te l'ha sbloccato anche te. No. Che cavolo è questo? Aiuto! Non dovevo aprire quel forziere. Bravissimo, cazzo, ma è un Che boss. cavolo è? Beh, questo è un mid boss. Ogni tanto appaiono. Sì, è Con un tanto di elite. vita. Un'elite, Fattucchiere, ma cosa vorrebbe dire fattucchiere? Questo che io dico. Tu mi dai sì. queste Maxalo? caratteristiche, ma cosa Porca sarebbero miseria. significando? Sarebbe bello capirlo, ma tu, cioè, una persona dove lo dovrebbe andare a vedere? È Lo questo il dovrebbe discorso, andare a non devo vedere. andare a vedere una wiki, è il gioco che deve spiegare, ma sta roba. Aspetta, perché non è È ancora morto? vivo. Si è ripullato? Ma che cazzata è? Sul serio? Vai via lì, da lì. Magari va ucciso due volte. Fattucchiere per quello? Tocchiera. Fattucchiere vuol dire quello, magari. È probabile. Vieni fuori. Ancora no? Ah, Obiettivo ok. completato. Ah, oggetto missione. Ah no, lui doveva Rasoio. spawnare, quindi. Ok. Rasoio di... Sto giocando Pensare una che ha botta. un potenziale notevole, un gioco così multidimensionale, con dimensioni oscure, eccetera, eccetera, no? Però Puntato appunto massimo. dopo... Oh, io ho semplicemente aperto questo e ho detto ci sarà un po' di loot, no? Prenderò un po' di loot. No, nulla, spawnato Beh, roba. è tipo la maledizione di Tutankhamon. Infatti. Ah. C'è un altro boss qua, mi sa. Sì, Beh, almeno facciamo qualcosa. Meniamo le mani. perché Si quando dice ci sono questi qui più piccoli, vedi miracolamente. che poi solo, puoi solo abbandonare. Di solito ci sono i boss. Vediamo che cosa è questo. Il solito anello.
Soldanello, Vedi là, che guarda la tomba. palle. Ma anche la grafica, cioè, considerando Ah, che praticamente sì. non è un AAA, cioè, capito, che non è un'azienda. Ma come facciamo ad andare giù? Scusa, bisogna buttarsi giù. No, No, non c'è. hanno i super mega budget come Bethesda e lo Starfield. Però nonostante tutto che c'era una Cosa scala vuoi? più indietro, c'è una scala più indietro. Però nonostante questo, le basi sono come dicevano, le statistiche, cioè mostrarle un'interfaccia, capito? Cioè quello è la prima cosa. Ah, ma è proprio lì però. Scusa, ma si è chiusa ste porte. E quindi non possiamo No, andare ma dal mi boss. dice che devo mettere una chiave o qualcosa del genere, quindi boh. Quindi Boh. questa si apre dall'altra parte? E da quale parte ci dovrei arrivare? Ma possiamo buttarci giù in qualche modo e poi si apre dopo al ritorno? Però non mi sembra che ci potesse buttare giù. No, Cavalchiamo? Non lo so se te lo fa. Vediamo. rotola. No? Però No, non come c'è. cazzo si fa? Strano. Tra l'altro non troviamo. Cos'è? Dobbiamo combattere su quella striscia di terra lì? Aspetta. Sì, è probabile. No, non credo. Io non credo che sia un boss questo. Credo che magari ti dia qualcosa lì o anzi, addirittura magari un NPC. Ah, fai una cosa, quel video che ti ho girato. Per quello che dico. Ah, aspetta, ok. Vai in quel video che ti ho girato, vai a 3 minuti e 35 un attimo. Guarda che razza di armatura che ha su lui, che bella, che figa che Sì. Vabbè, a parte che un personaggio un super mega potenziato, questo, immagino sia in New Game Plus, guarda il vigore, lo spirito, eccetera. Quasi tutto maxato. Quindi. allora. Rasoio di Colquhet, oggetto missione. Questo oggetto proviene dalla terra dei Pan, dall'altra parte del mare oscuro. Secondo la leggenda, Colquhet lo teneva sempre con sé, ma non è chiaro perché lo chiamino rasoio, dato che non possiede alcuna lama. Ispezioniamolo. Poi che sono le storie? Vuota. Ti dice nulla, aspetto. Però Strano. Fammi vedere il video. piace perché quando faccio alt tab mi si abbassa il personaggio. Ah, ma guarda qua, guarda un po'. Ma guarda un po'. Eppure io. Il bioma precedente avevo trovato parecchie cose, beh, mo adesso il fatto che in coop tra distrazioni eccetera non ti rendi conto parecchio. Ho Guarda capito. qui, anche su Tarud c'era una cosa del genere. Però mi fai passare, scusami. Eccoci qua. Ah, davvero? C'è un C'è passaggio segreto qua. una cosa identica in tutti i biomi. Solo che giustamente parlando e non facendo bene attenzione a Ma questo è tutto. figo, nel senso è figo anche perché, cioè a me piace perché sono cose che avrei messo anch'io nel mio di gioco. Sì. Poi si vede che comunque c'è una fessura. Su Tarud ce ne sono parecchie di queste cose. Ah, una scala. Aspetta. Qui Questa c'è è una. quella di prima, mi sa allora. Ah, ecco qua, guarda. No? No, sai cosa bisogna Ah, fare? ok. Questo serve questo, sicuro. No, no. Come mi dice che serve una chiave, ma non. Scusa. Qua c'è dentro una chiave, se guardi, eh. Sembra una chiave a scatto. Sì. Qualcosa che abbiamo preso. Ho provato, ma Aspetta, aspetta. non. Eccolo qua. Prova tu. Prova tu. Interagisci. Forse a te te lo fa fare perché sei lost. È proprio sulla punta. Niente. Non è questo? Come non è questo? Ci ho provato pure io, ma non.
Questa qual è? Magari la troviamo qui. Vediamo. Questa è appunto quella qua. Questa sì, cavolo. E questa niente, era solo con la serratura. Ed è uno shortcut, ok. Quindi, parte qui. È strano che non apra. Beh, effettivamente quello che abbiamo preso sembrava proprio una chiave, quindi... ma qui non andiamo da nessuna parte, però. E oltre quello non... Aspetta, Non capisco perché ti si acciucca il personaggio. Nel farà il tab, questo idiota fa così, non lo so. Prova a fare al tab tu. Ah, ok, ma tu premi proprio al tab per andare certo. Sul... No, a me mi basta premere il tasto di Windows. Non ho bisogno di altabbare. Vabbè, io non ho quel sistema lì. Nel senso che io lo blocco alt Windows. Vieni qua un attimo. No, no, qui non puoi... Ah no, e invece? Invece sì, aspetta. Ah, grande. Invece, dietro la cascata. Ah, ok, vedi? Sarà l'oggetto più forte del gioco? Ma va. Dici che questa è una... un'arma, magari? No, chiave. Oh, chiave del magazzino. Magazzino. È proprio quella. Ma veramente, cioè, mi stai spingendo. Ti sto spingendo. Fatti trascinare. Ma scusa, là non si poteva salire là? No, immagino che questa sia la chiave che adesso apre lì, no? E quindi questa chiave qua che abbiamo preso, che cos'è? Deve stare andare per aprire la porta, no? No, quella di prima, dico, quella di colchette. Non ne ho idea. Vai. Ma era veramente necessario andare sotto quella cosa per prendere la chiave? Ok. L'arma più forte del gioco? No. Scarti e basta. Polvere di reliquia. Ok. Materiali su materiali. Vai. Dove riusciamo? Trappola. No. Bello. Siamo in antico Egitto. Allora, vai. Scusa, ma se muori? Sono morto malissimo. Ecco appunto. Porca. Ecco perché c'era. Ecco perché c'era il respawn qua. Perché c'era lo shortcut, ecco perché. Bisogna stare anche attenti perché ci sono le nicchie. Un po'. Ok. Buono. Cazzo, no. Che fuoco. Quella parte lì non so com'è, secondo te? Non ho idea. Grande. Vabbè, tu mi vedi perché sei della mia visuale. Sì, giusto? Sì. Ok. In teoria raccoglie anche a me. Sì, sì. Sei pronto? Vai. Sono fortunata oggi. Missione complicata. Complicato, la vedo rossa. Wow. La veste. Tutto il set. Avevo denudato lo scheletro. Tutto, guarda. Manto del cacciatore. Mi ha anche sbloccato la tiro distante. È basta a qualcosa. È servito a qualcosa, cavolo. Non ci posso credere. Dai. Sono contento, dai. La cosa interessante è che non c'è la scorciatoia. Però si saranno fermate le lame. Sei attivato, sì, sì, dai. Ah, wow, questa è una cosa seria. Guarda il mio cadavere. Ti beghiamo?
bag deriva dal fatto quando intingi il tè dentro nella tazza, no? Esatto, sì. La bustina, no? Che continui a intingerla. Questi sono i momenti di cultura videoludica, ragazzi. Vedi, questa la... bisogna seguire. Micro digressione. No, io a me piacciono tantissimo. Mi ci distro a sentire le solite cavolate, le solite chiacchiere inutili, le solite storie. Non servono a nulla, non ti danno nulla. Ok. Allora, la mia domanda è, tu adesso respawnerai qui, che è il mezzo checkpoint, sì. No? Sì. Ok, sì. Penso sì, che sì. Basti, sì. No, eccoci qua. Eccoci, in compagnia. Dai, è servito a qualcosa, dai, cavolo, un set. Allora, vediamolo subito. Bello che io ho fatto creare questa cosa che magari è superata da quest'altra. No, in realtà è meglio. Ah, vedi? Per quanto riguarda l'elmo, però, eh. Poi magari il resto del set... L'armatura che ho su è meglio di questo qua, però, eh. Ok. Con l'armatura... In realtà la mia no, però pesa di più questa. Non lo so se conviene, perché poi... Ecco, anche lì... Peso, anche lì è un po' sempre un po' ambigua la cosa. Cioè, il peso è scritto in verde, no? E c'è scritto... Media, tra l'altro nel mio caso è scritto con un carattere nero, non so se anche te... Aspetta, quale carattere? Cioè che cosa è scritto in nero? Allora, quando torniamo poi al lab, compra ste cavolo, almeno il kit del medico, no? Sì, le cure quelle che ti curano nel tempo. No, sì, no, sì. No. L'archetipo del medico intendo. Ah, ok. Almeno ce n'hai uno. Se giochiamo in coop, almeno curi tu, per esempio. Capito? Non so se mi sento più lento a rotolare o no. Allora, se tu sei nella scheda del personaggio, no? Apri la scheda del personaggio. Sì. Ok. C'è peso. Se tu vai sulle varie cose, ti spiega che cosa sono. Almeno fino a lì ci arriva, ok? Il gioco. Sì, almeno fino a lì arriva. Però la cosa curiosa, divertente... che se io ho su peso mi scrive medio, ma il carattere con cui è scritto media sì, è nero. Sì, è vero. Vedi queste piccolezze che non sono piccolezze, cazzo, cioè voglio dire piccolezze, però cioè cerchiamo di capirci, non è perdonabile perché è una cosa che è subito visibile. Non stiamo parlando che è un carattere nascosto, non so, in 100 linee, in 15.000 linee di dialogo dei libri, e loro non lo trovi, capito? Stiamo parlando dell'interfaccia, sì, stiamo parlando di una cosa che è lì, è sempre lì. E quindi però niente, dice schivata normale, 25% di penalità al costo in resistenza, cioè al costo in resistenza, cioè quella che tu chiami stamina, perché ogni volta, tra l'altro, ogni gioco si inventano i nomi diversi, no? Infatti in questo caso si chiama resistenza. Non stamina, non energia, a volte si chiama energia, no? Stavolta si chiama resistenza, vabbè. Che è 115 nel mio caso, nel tuo caso è? 112. Ok, salute, io ho 132 in questo momento. Io ho 127, l'armatura 105, io ho su quella nuova, no? Mm-hmm. E il peso 44,8. Aspetta, armatura 125 e peso 56. Ho 7 all'emorragia, 6 al fuoco, 5 alla corrosione, 6 alle piaghe. Qua per esempio, appunto, che ci sono parecchie piaghe, sarebbe da aumentare ovviamente la resistenza alle piaghe. Mettiamolo così, fino lì. Oppure usare qualche consumabile, no? Oppure usare qualche consumabile, certo. Soprattutto perché quella lì putrefazione è una veramente una rottura. Fai un controllo, aspetta, dove vai? Vieni qui. Fai un controllo, visto che adesso il tuo peso è 50 e passa, no? Però immagino che sia 56. Ancora verde, giusto? È verde. Ah, ok. Fai delle rotolate, prova a vedere se magari lo senti diverso, no? Rispetto a prima, no? Ma d'altronde lui lo dice, cioè la schivata è normale, semplicemente costa un 25% di penalità. Tu cosa ti dice, per esempio? Ti dice 0? No, schivata normale, 25% di penalità. Anche tu sei medio con 44?
Con 44 sono medio anch'io, sì. Ah, Ma ero ok. medio anche prima in realtà, con 20 e passa, quindi... Allora, cioè, boh. E quello volevo Cioè, sapere. devi essere Boh, nudo? Non capisco. credo di sì. Cioè, boh. Ma vedi, e queste cose qua sembrano delle piccolezze, ma non sono delle piccolezze. E è un gioco basato sulle statistiche. Tu capisci. Capisci? Cioè, fai un gioco basato sulle statistiche, quella cosa lì devono essere più che chiare, funzionanti, eccetera, eccetera. Allora facciamo una cosa, torniamo un attimo che ti faccio vedere. Torniamo al World. Vabbè, io mi sono divertito comunque, molto più così che Sì, giocarlo da solo. no, voglia, assolutamente sì. Ma sarei d'accordo che quello che io ti ho detto, che tu non capivi all'inizio quando mi chiedevi il parere, no? Io ti ho detto, a me sembrava un po' desolante il gioco, ti ricordi? È così, perché anche se ci sono tanti combattimenti, a parte perché... Allora, entrambi siamo, comunque giochiamo gli FPS normali da anni, no? Per Sì. cui un conto è un'arena shooter, tra virgolette, un conto è, oppure appunto un Doom perché sai comunque Doom Eternal è diviso arena alla fin fine, no? Entri nella Sì, prossima sì, sì. arena, finché non fai fuori tutti i nemici, non passi alla prossima, no? Però lì c'è molto dinamismo, allora non ti senti così, non hai questa sensazione. Questo invece mi fa appunto sentire solo, in un certo senso, non so. Vieni No, qua, è vero. se non so Con le se è stesse questo. sensazioni. Come può aiutarti? Forse è Allora, questo. lui Se guardi, guarda cosa ha da gli disponibile. scarti ci penso io. Lui ha una specie di ferro da stiro, mi sembra. Ecco, Sì, in fondo. quel ferro di stiro lì in realtà è l'archetipo. E Sul questo è il serio? problema. È che io Ah, non so ecco, dove vedi. sono Ecco. nascosti gli altri. Se tu vieni qua. Invece, vieni qua da questa qua. Non Sta coprendo. comprarlo, non sprecare soldi, perché quello Già ce l'ho già fatto. io. Io dicevo, dato che adesso d'ora in poi magari lo giochiamo in co-op. Però poi se non ti va, non farlo. Però lei vende quello del medico, che è la spilla, sempre da 1500. Fammi sapere se vedi qua. Vedi, Sì, se tu ma leggi, vedi. non è che si capisca un cavolo, no? Esatto, È cioè una io non ho descrizione, beh, quella fa parte del capito. mistero. Comunque, quella lì è l'archetipo. Se tu lo prendi e vai dal tizio là sopra, no? Devi Ti avere il aggiunge una materiale, seconda. eccetera. Ti aggiunge la seconda. Dai, a uno come lo dovrebbe... No. Ma Cioè, quelle allora... cose lì misteriose ci Sì, possono anche stare. Quello che non è perdonabile sono invece le statistiche. Quello è un altro discorso. Cioè, il no, quello mistero no, nella quello storia ci può stare. Il mistero negli oggetti ci può stare. no. Però negli oggetti fino a un certo punto, perché... Allora, dammelo nelle mappe, no? Come abbiamo fatto prima. Dammelo lì, lì mi va benissimo. Provo ad andare Però sopra se là tanto un devo attimo. potenziare... Cioè, un nome, basta Il una cuore l'hai frase. potenziato. Quanti ce n'hai? Io ce n'ho 5, per esempio. No, io ne ho tre, base. No, Come devi si comunicare potenziano? sempre con lui qua, eh. Oh, ecco. Sempre con lui qua. Questo se non sbaglio, ti fa montare l'archetipo, ma devi portargli delle cose che adesso non mi ricordo più, è passato tanto tempo. Prova a parlarci un attimo. A loro non piace che... Sì. Per potenziare la, diciamo, la fiasca, la fiaschetta, serve un simulacro. Ok. Non ce l'hai? No. Però posso mettere questo. Mettiamo questo. Faccio qualcosa. Alla prossima. Viandan. Mi dici qualche altra Da cosa? lui puoi No. appunto po a potenziare i cuori, mi sembra. Perché sai che ci sono diversi tipi di cuori, no? Sì, difatti ne ho uno. Allora, no, quanti ne ho? Ne ho due. Ne ho un altro che ho preso, non mi ricordo bene dove. Che mi fa. Allora, all'utilizzo conferisce uno scudo pari al 100% della salute massima. Dura 20 secondi o finché non viene rimosso dai danni. Però l'ho provato, ma è un po' una cacata, posso dire. Sì, alla fine uso quello Perché. base che mi sembra il miglior compromesso. Quello Cioè, sì, difatti mi mi sembra cura, il basta. migliore. Ma scusa, ma tu hai tolto Perché. l'elmo o hai tolto la visibilità all'elmo? Non ho No, ho capito. tolto la visibilità perché almeno mi vedo un personaggio donna. Qui dov'è che è sempre un'opzione, immagino. Prendo le opzioni, sì.
Un stremo. Opzioni, impostazioni di gioco, sì. Sì, diciamo che i modelli non è che siano il massimo, anche quello. No, non sono il massimo, però ho fatto un personaggio femminile che ha proprio bello. Di solito faccio così nei Nioh, oppure, insomma, dipende. Mi piace. Ho qualcosa di bello da vedere. Quindi non puoi ancora fare il me, non puoi ancora perché non hai quel simulacro. Strano che non l'hai mai raccolto, a meno che... Perché il problema qual è? No. Sai qual è il problema? Un'altra cosa che è un problema di sto gioco è che spesso gli stessi oggetti li puoi usare per o fare le armi o fare altre cose e poi ti servono anche da lui, capito? Compreso quelli che loro chiamano scarti, mi sembra, che sono praticamente la moneta. Sì, esatto, sono gli scarti, sì. Ecco, sai che sto guardando il... Ecco, questo si chiama World 13, vabbè. Sappiamo che si chiama proprio World 13. Non è Bosco 10 o... Nome suo, no? È nome suo, però quando poi vai là si chiama Bosco 10, dici, boh, non si capisce che cos'è. Poi sto guardando un'altra cosa, sto guardando che anche sulla minimappa qua c'è comunque il teschio, e quindi... Io pensavo che quel teschio lì nella minimappa rappresentasse che la zona era una zona pericolosa, cioè una zona non... Però vedo che c'è il teschio anche qua, quindi che cosa dovrebbe significare quel teschio lì, insomma, non ho ancora capito. Io vedo un bambino buggato nell'auto. Guardalo. No, non è quello che vedo io. A volte non coincidono quelle cose lì. No, sono tutte e tre... Non so, però dai, l'armatura, il mantello, carino. Almeno questo. Di sicuro, l'abbiamo detto, non hanno il budget dei AAA. No. E comunque hanno fatto, volendo, dei miracoli in quel senso lì. Però non è capibile, non è comprensibile per tutti questi limiti di interfaccia. Quelli non li comprendo. Lo so, è che io... in un loro secondo gioco mi sarei aspettato comunque qualcosa di più. Non avendo premesso che non avendo giocato il primo, perché comunque non mi ispirava come questo, no? Avevo capito che tipo di gioco volesse essere, però lo vedevo molto grezzo. Qui ho mi detto, sembra che abbiamo fatto un salto anche grafico, secondo me. Sì, no, quello sì, quello assolutamente. Il salto grafico c'è stato. Ma sul resto però non vedo questo grande salto. Che a me salto grafico... mi sta benissimo, anzi io mi piace, no, giocare qualcosa che comunque graficamente di avanzato. Mi sono rifatto la macchina quest'anno apposta, quindi non la rifacevo da tantissimo, però io la macchina anche, che senso la macchina, il PC, e... però io voglio giocare, cioè, io sì, sono proprio... la cosa più importante resta il gioco, la cosa più importante è quella, capito, è comunque il gameplay, il videogioco, sì. Quindi si gira e rigira, andiamo sempre lì. Ma Daffy Duck è qui che dice qualcosa? Salve. Non so, anche questi frammenti di reliquia... Sembra che loro abbiano previsto che tu devi... A parte che mi sembrano sempre incrementi inesistenti, ok? Quando tu li migliori... 1,50 per ogni reliquia avrei un incremento ridicolo, no? Sì, diciamo ecco che ti dicevo che questo gioco sembra proprio sai cos'è? Più là, no? Sì, non è che inizia più là, sembra che richieda molte run. Molte ore di gioco, molte run, molti tentativi, molto farming, molto tutto, che esatto. Per carità ci sta, Ci sta, ma fino a un certo punto, perché è come il difetto, è come quello che ho detto di Diablo 4 quando l'ho giocato la prima volta. Io non concepisco che un gioco non sia già bello divertente dall'inizio. Non mi puoi dire che il gioco diventerà interessante dopo, non so, 150 ore di gioco. Ma che stai a dire? Il gioco deve essere interessante sin dall'inizio, poi migliora oppure semplicemente cambia o si espande, per esempio, no? Ma se una palla è una palla al primo giro, è una palla, e io ti do il voto per la qualità del primo giro. Non so se mi spiego. Ma Diablo 4 non vuole essere interessante dopo centinaia di ore di gioco. Purtroppo Diablo 4 nasce povero di contenuti. Ma è il combat proprio, che è il combat system che è una palla. A me non è dispiaciuto, ci credi?
Eppure a me non è Non dispiaciuto. c'è il ballettello, non c'è niente. Non... Era. Io però purtroppo, non avendo giocato il terzo, non saprei fare un paragone. Posso farti un paragone col Beh, ascolta, secondo? ci sono i Quello saldi del adesso, magari lo trovi a poco. Prova a dare un'occhiata. Posso provare a vedere? Sì, perché no? Prendi la versione completa, magari. Io Però tanto ce confermo l'ho con con il tutto, io ce terzo l'ho no. con anche il coso, la Sì, Negromante, per esempio. l'espansione, sì. Non saprei fare un Ripero. paragone con il terzo, no? Però io a me non è dispiaciuto. Spingermi anche a fare un secondo personaggio. Però vedi, per esempio, non mi ha spinto a tornare con l'arrivo della seconda stagione, per esempio, no? Comunque hanno aggiunto robe, hanno messo endgame, tanti boss di endgame, hanno messo un boss preso da Diablo 2 che ti ha delle probabilità un pochettino più alte di droppare gli Uber unici di Diablo 4, che sono quegli oggetti che tu non avresti mai potuto droppare prima, talmente che era ridicola la percentuale di drop, no? Ascolta, Sì, dimmi. Se fermami, perché sennò io sono capace di andare sparato dritto, quindi. No, più che altro sai cosa? Preferirei che questa cosa ne parliamo nella serie di Diablo 4. Sì, esatto, Quando, magari ne parliamo capito? su Cioè, Diablo. Sì, non, ne parliamo cioè, su se Diablo. si fanno dei paralleli, sì, ci stanno. Purtroppo. Mentre invece dilungarsi troppo su altre, tanto, dato che dobbiamo fare comunque anche quello, ne parliamo là, capito? Purtroppo vedi, da una cosa poi se ne va a finire un'altra, uno non si rende conto, no? Esatto.